Più o meno qua andrà bene. Sì, andrà bene. Che strano fare i video, che strano. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui col primo video dopo la caduta che avete visto domenica scorsa. Quella caduta in realtà era stata registrata la domenica prima, quindi questo video lo vedrete in realtà 2 settimane dopo la caduta. Cosa è successo quel giorno? Praticamente avete visto, stavo girando, probabilmente ero abbastanza stanco fisicamente e al posto di tenere accelerato come di solito si fa, ho mollato il gas, la moto ha iniziato ad andare dove voleva. Poi si è chiuso il davanti e sono caduto in avanti come un pollo. Poi diciamo che la vicenda è stata così: mi sono rialzato, mi sono tolto il casco direttamente, ero abbastanza incazzato, ma non per la caduta, proprio per essermi rovinato la giornata. Dopo ciò mi sono seduto nella sedia per togliermi il vestiario e non mi sentivo proprio benissimo. Infatti dopo un paio di minuti che ero lì a togliermi stivali, pettorina, paraginocchi, insomma avevo anche le protezioni. Ho iniziato ad avere mal di testa, quindi la situazione è stata un po' strana. Allora mio papà è venuto lì a parlarmi, oppure qualcuno ha chiamato mio papà e ho iniziato a dire veramente cose senza senso che non voglio neanche pensare perché non mi ricordo ciò che stavo dicendo in quel momento. Dopodiché mio papà mi ha portato all'ospedale e fortunatamente mi ha dato il codice verde. Codice verde vuol dire che uno non si paga il ticket, che di solito codice bianco lo paghi, e poi salti tutti quelli per codice bianco. Poi c'è il codice giallo che è per quelli che non lo so, comunque messi peggio di uno che fa una caduta in moto, e codice rosso. E sono stato visitato da una dottoressa che quando mi ha iniziato a toccare la spalla, il collo, qua e là, mi ha detto che probabilmente c'era una frattura alla spalla. E allora in quel momento ho detto vabbè, ci capita, sono caduto e basta. Poi invece mi ha fatto le lastre e praticamente si è notato che tra 2 ossa della mia spalla c'era 1 millimetro in più di distanza, quindi nulla di preoccupante. Il collo faceva un male assurdo, sono rimasto tipo 2 giorni, 3, buttato nel divano, cioè disteso comunque perché non riuscivo a stare neanche seduto, col collo fermo perché stavo veramente di merda. Quindi insomma dopo quella giornata lì l'ho passata tutta in ospedale, la domenica quell'altra. Dopodiché ho iniziato a prendere un casino di medicine, tipo 3-4 medicine al giorno, più volte ovviamente, quindi comunque mi hanno tenuto un po', mi hanno fatto stare un po' meglio diciamo. E in questi giorni io la moto non l'ho neanche toccata ovviamente, adesso dato che domani mattina, quindi mentre starete vedendo questo video, un ragazzo viene a vederci 2 e mezzo perché il 2 e mezzo è in vendita. Per chi mi segue su Instagram avrà già visto tutto il post. Se non mi seguite su Instagram vi lascio il link in descrizione. Prima mi sono messo, oggi che è il 28-27, il sabato, quindi 28, sabato 28, mi sono messo di là, ho montato il kit motard, ho ricambiato i rapporti, ho cambiato il manubrio 250, manopole, e così domani il ragazzo può provarla senza problemi. Ciò vuol dire che starò forse qualche settimana senza moto, perché ragazzi sono già andato a vedere 3 moto praticamente tutte e 3 uguali, cambi variavano di cilindrata ma niente di che, e penso di aver già deciso quale comprare, e quindi appena potrò io vi farò vedere la moto che ho comprato. Ovviamente non aspettatevi che sarà tra qualche settimana, magari tra un mese qualcosa vi farò vedere un video di presentazione anche con qualcun altro che registra video. Detto tutto ciò, per chi mi chiede del 125 vuol dirvi che appena passato la revisione, quindi adesso è tempo di fare l'impianto elettrico e poi il ragazzo che mi ha dato la caparra verrà a prendersela per liberare il posto in garage, così posso portarmi a casa quell'altro. Dato che adesso praticamente venderò anche il 250, farò come video, ho qualcosa di preparato comunque con il 250, gli ultimi video, e poi farò sia la storia del 125 che del 250, e spero che quei 2 video siano veramente apprezzati, perché insomma diciamo che riassumono l'esperienza che ho avuto con queste 2 moto nell'arco di un video. Io sto bene, quindi anche se comunque ho un po' di male alla spalla e ancora un po' al collo, che sono cose sopportabili, quindi ho già ripreso a lavorare, a fare tutte le mie cose, andare fuori la sera. È stata una settimana di stop diciamo della mia vita causa questa caduta da mongolo. Mentre per chi magari voleva sapere cosa è successo alla moto,
praticamente ho notato che il disco del freno anteriore e il canale del cerchio anteriore sono leggermente spostati a sinistra. No, sì, quindi a sinistra. E poi per quanto riguarda il manubrio era già piegato, quindi si è piegato ancora in un modo ancora strano, tipo un'onda. Poi invece per il resto la moto mi sembra salva, diciamo, forse le plastiche davanti, quelle rosse, si sono un po' rovinate, ma niente di preoccupante, diciamo, una moto d'enduro, quindi viene utilizzato per quello. Se volete rimanere aggiornati su ciò che faccio ogni giorno, su vari sconti che sto cercando di prendere su 24MX e che ho già preso, seguitemi su Instagram, nella quale vi lascio i codici sconto e comunque qualche link, magari se c'è qualche offerta, così da darvi una mano. E basta, se nel caso in cui ci fossero qualche video settimanali, vi faccio sapere su Instagram, perché su YouTube non credo arrivino abbastanza feed. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciate un bel mi piace, se invece non vi è piaciuto lasciate un non mi piace. Vi aspetto la prossima domenica con un prossimo video, oppure magari in settimana se riesco a caricare qualcosa. Da Leonardo è tutto, ciao!